Salve a tutti, sono Ero Stetti, presidente della rete dei comitati per la difesa del territorio e sono a fare questo video per dare una risposta al noto architetto Fuxas rispetto all'articolo uscito qualche giorno fa sulla stampa locale dove Fuxas lancia un'idea della Firenze futura. Prima di andare avanti, ripartiamo da un punto sul quale ci troviamo perfettamente d'accordo con l'architetto, ovvero quello della necessità di riallacciare un dialogo con il passato. Un dialogo che si è interrotto, ovviamente, che è fondamentale riallacciare, e non possiamo in questa analisi non partire dal fatto che le città oggi sono in crisi, sono in profonda crisi e che non sono più le città che avevamo conosciuto all'inizio del Novecento, o volendo anche in un primo secondo guerra, dove diventavano fulcro d'incontro della civiltà, della cultura, dell'arte, della storia, della filosofia, dell'università, delle scuole. Ma troviamo una città prettamente ingolfata, dove gli interventi della politica sono quasi sempre volti solo ed esclusivamente a risolvere problemi contingenti, come la qualità dell'aria, come il traffico, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da questa questione e poi successivamente però dobbiamo contestare la visione che Fuxas porta all'interno di questa intervista, dove propone sostanzialmente la creazione di appartamenti più grandi per favorire lo smart working, lo smart learning, come una sorta di quarantena permanente, un lockdown eterno. Noi, anziché proporre una visione dei fiorentini barricati in case grandi e comode e confortevoli, ove possibilmente uno possa permettersele, perché dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto, ma proponiamo una città dove le persone tornano in strada, tornano a vivere in quartieri, si riappropriano dei quartieri, quindi una città aperta. Questo è il ruolo fondamentale della città: riaprirsi, rincontrarsi, riprendere possesso. Invitiamo i fiorentini a riprendere possesso delle piazze, dei quartieri. E così, ecco, avanziamo così la nostra prima proposta, ovvero quella di iniziare a ragionare una Firenze del futuro partendo dai suoi protagonisti. E chi sono i suoi protagonisti? Appunto i cittadini di Firenze, attraverso dei sistemi molto, molto pratici e concreti, come quelli dei comitati di quartiere, che invitiamo le amministrazioni a inserire all'interno dello statuto del comune stesso, in modo da potergli dare una garanzia di rappresentatività vera, e non come abbiamo fatto, come si è visto fare fino ad oggi, dove la partecipazione è mera illusione, dove si calano progetti dall'alto e al massimo si decide di quale colore sono i lampioncini o se fare o meno, mettere o meno un tombino o una fontana da una parte. Quindi, insomma, diciamo che la partecipazione alla quale auspichiamo è quella più vera, totale, concreta, dove i fiorentini siano protagonisti della costruzione della città del futuro. Detto questo, avanziamo subito quattro punti programmatici per i quali riteniamo importante che la città di Firenze possa ripartire, possa riappropriarsi di se stessa. Il primo punto è quello di riallacciare un dialogo forte, una relazione forte con il suo contado, con la sua campagna, quindi con le produzioni locali che entrino a far parte della città, ma al contempo stesso che siano anche una cassa di ammorbidimento della monocultura del turismo che invade, assedia e soffoca la città stessa. Al secondo punto è quello di riscoprire il buon vivere toscano, la città, la Firenze dello star bene insieme, dello stare a cena, del vivere, della convivialità, della socialità. Questo è un aspetto che è stato quasi completamente perso negli ultimi anni, se non lasciando qualcosa alla movida, che però è una cosa completamente diversa. Quindi l'importanza di riappropriarsi dei quartieri, delle città, non solo il pomeriggio, ma anche la sera, la notte, quindi anche riportando un controllo della popolazione, di legalità e di sicurezza, diventa fondamentale e centrale per poter rilanciare la città. Al terzo posto proponiamo quello di sgrollarsi di dosso l'immagine della Firenze Disneyland del Rinascimento, della Firenze purtroppo soffocata da questo grande passato, ma di riallacciare un dialogo forte con questo grande passato e far uscire quella cultura
dai palazzi o dai monumenti e farla arrivare nelle strade, nei quartieri anche quelli più periferici. Quindi un invito forte a sgrollarci di dosso un passato così grande, immenso, e farlo ritornare parte integrante della nostra vita e della nostra cultura, e poter incontrare per le strade di Firenze Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e ovviamente tutti coloro che stanno lavorando e stanno contribuendo a rendere grande la cultura del territorio, perché tante sono le persone che fanno cose bellissime, però purtroppo non trovano spazi. Quarto punto ed ultimo punto è quello di costruire, ridare spazio all'interno della città alle grandi arti e corporazioni che hanno caratterizzato questa regione, ovvero la manifattura, il tessile, l'artigianato, che oggi purtroppo sono state espulse dalla città. Se non troviamo sparuti angoli, localini molto dedicati al turismo e non alla manifattura vera, artigianale, quella reale, quella handmade, come ci tengono a sottolineare i turisti che ci vengono a trovare, e riportare quindi all'interno di Firenze queste grandi conoscenze e questa grande cultura, che purtroppo oggi sembra scomparsa e la ritroviamo solamente in modo frastagliato qua e là. Bene, grazie a tutti, per questo video è tutto, ci vediamo prossimamente.